Siamo con Ezio Galli della Galli Ezio SPA perché stiamo per vedere un oggetto che per un negozio, soprattutto qui a Lecco, è abbastanza inusuale. Un termoscanner che riesce a rilevare la temperatura, riesce a capire se chi sta entrando indossa la mascherina o meno e quindi è anche sincronizzato alla porta automatica che di conseguenza si apre se tutti i requisiti sono rispettati. Come mai installare questo attrezzo che di sicuro semplifica il lavoro? Sì, beh, diciamo che noi non avremmo l'obbligatorietà di misurare ai clienti la temperatura, però riteniamo che comunque sia in questo momento di emergenza sanitaria una misura doverosa farlo. E siccome la nostra sala vendita non è sempre presidiata, era praticamente impensabile poter utilizzare i classici termometri da fronte, per cui ci siamo dotati di questo termoscanner che evidentemente ha la capacità di riconoscere sia la presenza o meno di mascherina sul volto della persona, che ovviamente fa una misura di temperatura. Inoltre il termoscanner è stato collegato alla nostra porta d'ingresso e solo se entrambe le situazioni, mascherina presente e temperatura nei limiti corretti, dà l'accesso alla nostra sala vendite. E allora andiamo a fare questa prova. Ci presentiamo di fronte a questo termoscanner che rileva la nostra faccia e ci lascia entrare nel negozio. Beh, è un oggetto che semplifica il lavoro, che potrebbe essere utilizzato anche da altre attività commerciali perché, insomma, intanto permette di non dover controllare la temperatura manualmente e poi permette anche di controllare la temperatura fuori dal locale. Sì, esatto, non facciamo entrare le persone, fino adesso grazie a Dio non ci è mai capitato, però se una persona non dovesse avere i requisiti, la porta non si apre e non c'è verso di farla entrare, chiaramente. Sì, sicuramente credo che per grosse superfici di vendite e soprattutto se qualcuno non vuole avere una persona che sta lì a verificare, a controllare che ci sia, se ha la possibilità di collegare ad una porta, ad un cancelletto di ingresso, chiaramente potrebbe tranquillamente risolvere il problema, per Qualcuno si è esempio. lamentato per questa misura? No, al momento, siccome è stata installata venerdì, al momento sono molto curiosi tutti, si mettono lì diligentemente e aprono e stanno lì, per cui anche perché se poi vuole fare una prova vedrà che il sistema ci mette, se lei inquadra bene la telecamera, ci mette veramente un attimo a riconoscere se tutti i parametri sono positivi. Bene, grazie mille. Adesso andiamo a fare la prova noi con la telecamera. Grazie ancora. Vediamo invece che cosa succede se ci si presenta davanti al termoscanner, ecco vedete, senza la mascherina. Come vedete, il termoscanner non ci permette di entrare perché rileva, che il nostro viso non ha una mascherina. Se noi ci mettiamo una mascherina, come vedete, la porta si apre e permette l'ingresso nel locale. Una soluzione quindi che, se appunto collegata a una porta automatica, permette di non avere una persona che controlla ogni volta manualmente la temperatura ai clienti e che permette anche quindi di ridurre ogni rischio di contagio, perché insomma il cliente, se ha sintomi, viene diciamo rimbalzato già all'ingresso. Direi che è tutto, facendo un'ultima prova, noi entriamo nel locale dopo avervi fatto vedere come funziona questo speciale tipo di termoscanner. Per l'Eco FM è tutto. Lecco FM Visual Radio Station. Pura energia da ascoltare.